Ciao a tutti, oggi vediamo 6 trucchi e opzioni un po' nascoste che possiamo utilizzare in Adobe Premiere. All'interno di Premiere ci sono alcune opzioni che sono un po' nascoste e tante volte non sono facilmente trovabili se non sappiamo già della loro esistenza. Vediamone alcune che possono facilitarci e velocizzarci di molto il lavoro. La prima è un'opzione riguardante l'audio. Infatti, quando noi andiamo a spostare un blocco che sia audio, video o di grafica, possiamo spostarlo soltanto di frame in frame. Vedete che ci viene indicato direttamente in questa piccola finestrella che si apre nel momento in cui spostiamo un blocco. E chiaramente il video, essendo diviso in fotogrammi, andiamo a zoomare al massimo per vedere ogni singolo fotogramma. Non possiamo fare altro che spostare i blocchetti video e i blocchetti audio di questa unità di misura. Tante volte però c'è la necessità di dover sincronizzare un audio in un momento preciso rispetto ad un altro e non sempre riusciamo a farlo con la divisione in frame. Per risolvere questo problema c'è l'opzione di visualizzare l'unità di misura dell'audio. Possiamo andare nella tab relativa alla sequenza che stiamo utilizzando, cliccare nel pulsante di opzioni e andare su Show Audio Time Units, che appunto ci abilita l'unità di misura relativa all'audio. Se clicchiamo vedete che cambia anche l'unità di misura della sequenza stessa e ora andando a spostarlo in maniera molto più fluida, non semplicemente da un frame all'altro, e quindi potremo andare a posizionare il nostro audio e sincronizzarlo eventualmente in un punto preciso. Per vedere la differenza ci basta spostare un blocchetto audio, vedete che questo è il salto di ogni frame, questa sequenza 25 fotogrammi al secondo, mentre con il blocchetto dell'audio posso andare anche in unità di misura molto più fini. Passiamo al secondo trucco riguardante la riproduzione di un video. Abbiamo la necessità di vedere video molto lunghi, dove magari dobbiamo semplicemente dare una controllata generale, non dobbiamo per esempio ascoltare l'audio nella sua interezza. Per velocizzare questo processo è possibile utilizzare il pulsante L, che ci permette di velocizzare il playback della riproduzione. Per vedere meglio questa opzione ho inserito una ripresa molto rallentata in slow motion, in modo che sia evidente il cambio di velocità. La prima volta che premiamo il tasto L ci viene semplicemente mandato in play il video, ma se continuiamo a premerlo cambierà la velocità di riproduzione andando ad aumentare sempre di più. Clicco una volta, vedete che è aumentata, premo un'altra volta, aumenta ancora e via così in maniera esponenziale. Il terzo trucco riguarda tutte quelle situazioni in cui abbiamo una composizione esterna, per esempio di After Effects, all'interno della nostra sequenza. Abbiamo la, diciamo, comodità di poter in ogni momento aprire il software e andare a modificare la grafica o l'effetto che abbiamo creato all'interno di After Effects, quindi mantenendo la qualità e aggiornando semplicemente la composizione. Tuttavia ci sono delle situazioni in cui abbiamo tantissime composizioni all'interno del software, per esempio in questo caso abbiamo tante composizioni di After Effects, e quando ci troviamo all'interno di Premiere a volte non è facile trovare la corrispondenza fra la grafica che abbiamo importato e quella che si trova all'interno dell'altro programma. In questo caso c'è una funzione molto utile che si chiama Edit Original. In pratica ci basta cliccare col tasto destro sopra il blocchetto relativo alla nostra composizione di After Effects importata, andare in alto, cercare Edit Original e tramite l'Adobe Link ci verrà aperto il software esattamente nella composizione su cui dobbiamo lavorare. E quindi è un modo rapido per ritrovare all'interno di un file, un progetto di After Effects complesso, esattamente la composizione che ci serve, che stiamo visualizzando in Premiere, senza andare a mano a cercare fra tutte le composizioni che abbiamo aperto. Ovviamente se After Effects non è aperto, ci verrà automaticamente avviato. Un altro trucco, sempre con il tasto destro del nostro mouse, ma questo vale per qualsiasi tipo di materiale noi stiamo utilizzando, sia video, audio o grafico per esempio, è il Reveal in Project. Questo tasto ci permette sempre di orientarci e sapere in qualsiasi momento dove si trova all'interno del nostro progetto, immaginiamo di avere tantissime cartelle con molti file video, una clip precisa. Quindi cliccando col tasto destro e facendo Reveal in Project ci viene automaticamente evidenziata la clip corrispondente.
indipendentemente se si trova in una sottocartella o in un punto che non stiamo visualizzando della nostra cartella progetto. C'è poi una variante, sempre col tasto destro, che è Reveal in Explorer. In questo caso, invece che mostrarci dove si trova la clip all'interno del nostro progetto di Premiere, ce la mostrerà proprio all'interno della nostra cartella fisica del nostro computer. E quindi è possibile trovare il file specifico che stiamo utilizzando in questo momento. Un altro trucco riguarda sempre, diciamo, l'organizzazione della nostra timeline. Noi possiamo immaginare di avere magari tantissime tracce, sia audio che video. Proviamo a ricreare una situazione del genere. E quando il progetto si fa particolarmente complesso, a volte capita di avere poi una serie di tracce che, modifica su modifica, in realtà rimangono poi vuote ed è necessario cancellarle. Si può fare ovviamente manualmente traccia per traccia col tasto destro, ma la cosa più interessante è poterlo fare in un'unica soluzione. Per esempio, vediamo che in questo caso, soprattutto nella parte audio, abbiamo un insieme di tracce stereo che possiamo utilizzare dove spostare le nostre clip. Ma in mezzo abbiamo delle tracce settate per il surround 5.1 che in realtà non possiamo neanche utilizzare perché non abbiamo in questo progetto questo tipo di materiale. E quindi queste tracce che sono di default inserite nei nuovi progetti non ci servono. Invece che cancellarle appunto una a una, possiamo cliccare col tasto destro, fare Delete Tracks e ci viene chiesto che cosa vogliamo cancellare. Invece di cancellare una singola traccia, noi possiamo cancellare un gruppo di tracce secondo le seguenti regole. Per esempio, possiamo dirgli di cancellare le tracce video, possiamo dargliene una specifica, oppure dire di cancellare tutte quelle che risultano vuote, quindi dove non c'è niente, nessun materiale che abbiamo inserito. Stessa cosa per le tracce audio. E quindi con un semplice comando la timeline viene semplificata e soltanto le tracce che effettivamente hanno del materiale all'interno. L'ultimo trucco riguarda la gestione degli effetti. Immaginiamo per esempio di avere alcuni effetti sul nostro progetto perché siamo in fase finale, quindi abbiamo già per esempio aggiunto una color correction, aggiungo un template veloce giusto per renderlo visibile. Magari abbiamo modificato anche le dimensioni e quindi la posizione e la scala delle nostre clip e altri tipi di effetti che possiamo aver applicato direttamente dalla tab degli effetti video. Ovviamente tutte queste modifiche rendono il progetto pesante, poi a seconda del nostro sistema può anche avere dei rallentamenti o comunque in generale tante volte è necessario disattivare degli effetti per vedere com'era in precedenza il video e effettuare delle modifiche. Chiaramente possiamo sempre farlo su ogni singolo effetto andando nel nostro controllo effetti come pannello e disattivando l'effetto desiderato. Per esempio ora sto cancellando le modifiche sul colore, cioè le sto disattivando, oppure della motion che abbiamo appena modificato, ma chiaramente questo sarebbe eccessivamente lungo facendolo per ogni clip e in continuazione per dover magari controllare o velocizzare il sistema. Esiste un tasto per farlo a livello globale su tutta la timeline in modo che gli effetti siano disattivati solo in fase di visualizzazione, quindi non avrà effetto come modifica su ogni singola clip come abbiamo fatto, ma semplicemente in riproduzione, quindi noi non vedremo gli effetti che effettivamente ci sono. Questo tasto si chiama FX, Global FX Mute, che se noi premiamo, vedete, ci va a disattivare tutti gli effetti che abbiamo applicato, quindi in questo caso il motion, se vedete, è rimasto uguale perché fa parte delle proprietà della clip, mentre il Lumetri Color che abbiamo utilizzato viene disattivato. Stessa cosa se avessimo aggiunto motion blur oppure avessimo modificato la scala e la posizione non tramite le proprietà ma tramite un effetto come l'effetto transform. Se noi lo applichiamo e andiamo a modificare qui le proprietà, questo risulta come effetto applicato, quindi quando vado a disattivare vedete che viene disattivato anche lui. Questo tasto potreste non averlo di default visibile e per aggiungerlo vi basta andare sul più che si trova subito sotto il monitor di visualizzazione della preview. Vedete che vi apre tutta una serie di pulsanti che è possibile inserire, quindi non tutti potreste averli già di default all'interno del vostro pannello. E quindi vi basta selezionarlo, trascinarlo dove volete inserirlo, io ce l'ho già qui per esempio. Cliccare ok e da questo momento lo troverete sempre nella posizione dove l'avete inserito. In realtà in questo pannello ci sono tante funzioni utili che magari vedremo anche in altri tutorial. A questo punto con l'FX Mute attivo vedete che
il singolo effetto è ancora attivo, semplicemente non viene visualizzato. Quindi io posso vedere nella mia timeline il video in maniera fluida anche qualora ci fossero degli effetti, proprio perché non vengono presi in considerazione. In qualsiasi momento mi basta ricliccare sul tasto e vedere il risultato finale. Questi erano 6 trucchi e funzioni nascoste di Adobe Premiere. Fatemi sapere nei commenti se sono stati utili, se volete saperne altri, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.